Buongiorno e benvenuti dalla redazione del TG MediaWeb, l'informazione settimanale del Comune di Pavia. In studio oggi Susanna Iacono e Alessio Molteni. E noi apriamo questa edizione con la grande manifestazione della Festa del Ticino 2013, presentata al Palazzo del Broletto dal sindaco Alessandro Cattaneo, dall'assessore alla cultura Matteo Mognaschi e dall'assessore al commercio Pietro Trivi. Musica, arte, cinema, poesia, laboratori, conferenze e visite guidate, gli eventi in cartellone, organizzati dall'amministrazione comunale. Eventi che alterneranno momenti e personaggi legati al territorio a esperienze di carattere internazionale, per gettare un occhio al di fuori, senza dimenticare le radici e le bellezze artistiche e culturali locali come il Palio del Ticino. 4 mesi ricchi di eventi sino al momento clou della Notte Bianca e la chiusura con lo spettacolo pirotecnico sul Ticino, previsto per la sera di domenica 8 settembre. Maggiori dettagli sul ricco programma e le parole dei protagonisti sono disponibili negli approfondimenti al TG. Torniamo a Palazzo Mezzabarba parlando della visita istituzionale del console generale degli Stati Uniti d'America Kyle Scott, che è stato ricevuto mercoledì mattina dal sindaco Alessandro Cattaneo. Un incontro cordiale che ha rinnovato lo stretto legame tra Italia e USA nell'anno della cultura italiana negli States. Un colloquio privato durante il quale si è discusso delle prospettive culturali ed economiche che potranno vedere coinvolta la città di Pavia in relazione ai legami con il paese a stelle e strisce. Il servizio completo con le parole del sindaco Alessandro Cattaneo e del console Kai Scott negli approfondimenti al TG. E occupiamoci ora dell'assessorato alle politiche giovanili con una manifestazione speciale rivolta ai ragazzi. Magia, divertimento e sensibilizzazione si fonderanno sabato 1 giugno nella particolare location del Teatro della Casa Circondariale Pavese, aperto per l'occasione ai soli cittadini, pronto ad ospitare il Gran Galà di Magia. Evento presentato mercoledì in conferenza stampa che si inserisce in un più ampio ventaglio di iniziative proposte dal carcere per sensibilizzare la popolazione ai temi dell'isolamento e della genitorialità dei reclusi. Negli approfondimenti al TG le immagini della conferenza stampa e le parole dei protagonisti. E proseguono le iniziative di sostegno alle famiglie in tempi di crisi economica. Presentato a Palazzo Saglio dall'assessore ai servizi sociali Sandro Assanelli, il bando per l'erogazione di buoni sociali destinati all'assistenza domiciliare di anziani disabili non autosufficienti. Tempo quindi fino al 28 giugno per la presentazione delle istanze presso il Consorzio Sociale Pavese. L'obiettivo è sostenere economicamente la famiglia, favorendo altresì la regolarizzazione del lavoro di cura e la qualificazione del lavoro domestico. Le modalità di accesso al bando e maggiori informazioni sull'iniziativa negli approfondimenti al TG. E passiamo allo sport con il torneo di basket 3 contro 3 in memoria di Martin Colussi, indimenticato cestista pavese scomparso lo scorso anno in un tragico incidente stradale. L'associazione Gli Amici di Martin, con il patrocinio dell'assessorato allo sport, ha così deciso di ricordare il giovane campione domani, a partire dalla mattinata, presso l'oratorio di San Primo, con il Memorial Martin Colussi, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza alla parrocchia. In caso di pioggia, l'evento si svolgerà presso il Palabianchi di Via Bianchi a Pavia Ovest. Per i dettagli sulla manifestazione e le parole della conferenza stampa sono disponibili gli approfondimenti al TG. Chiudiamo con gli eventi in città previsti per il fine settimana e non solo. Ritorna al cinema con Sguardi Puri Extra 2.0, rassegna organizzata dall'Assessorato alla Cultura che ogni mercoledì al Cinema Politeama, alle 16 e alle 21, propone nuove interessanti pellicole, un modo diverso di coniugare l'amore al femminile con la donna protagonista indiscussa dei titoli in cartellone. Il weekend invece sarà il momento ideale per le cosiddette pulizie di primavera della città. Si parte sabato con Eco Day, organizzato da Aler, ASM e Comune di Pavia, per la riqualificazione ambientale e sociale del quartiere Scala, grazie alla partecipazione di diverse associazioni e dei tanti cittadini che hanno già aderito. Domenica spazio invece al centro storico, in occasione della giornata nazionale Cleaning Day, quando anche Pavia lancerà il suo messaggio forte in termini di partecipazione e sensibilizzazione sul tema della pulizia dei muri e del contrasto al vandalismo. Gruppi di volontari infatti si prenderanno cura di alcuni palazzi adoperandosi per la cancellazione dei graffiti. Sempre domenica alle 15.30 al Teatro Fraschini, importante evento organizzato da AGAL, Associazione Genitori e Amici del Bambino Leucemico. Si chiamerà Insieme per un Sogno, la manifestazione in favore del progetto Casa Mirabello, nato per ospitare in maniera gratuita i bambini onco-ematologici e le loro famiglie. Sul palco artisti del calibro di Ron, Drupi e Max Pisu per un pomeriggio di musica e spettacolo all'insegna della solidarietà.
I biglietti si potranno acquistare in prevendita sul sito internet www.vivaticket.it o domenica presso il Teatro Fraschini. Vi ricordiamo infine che negli approfondimenti al TG potrete trovare le previsioni meteo per i prossimi giorni, mentre per scoprire tutti gli eventi in programma durante la settimana è possibile consultare il link Pavia come dove quando sulla homepage del sito web del Comune di Pavia. Noi come sempre vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento all'edizione di venerdì prossimo. Arrivederci. Arrivederci e buon fine settimana a tutti.